21 marzo del 2024. Siamo lodati oggi e sempre il Santissimo Nome di Gesù, Giuseppe e Maria. Siamo a primavera. Diciamo primavera. Vi presento un santo, forse sconosciuto a noi, ma molto conosciuto in Svizzera, che è padrone della Svizzera. Si chiama San Nicola Flouvet. Nato, vissuto e morto, nato in un paesino della Svizzera tedesca, a Frueli, dove è vissuto ed è morto poi nel 1487. È stato contadino, magistrato, militare, politico. E poi si è dovuto sposare, nonostante che avesse una vocazione piuttosto eremitica. Ha avuto 10 figli, ma a 50 anni è ritornato con il suo desiderio di stare solo con Dio. Col consenso della moglie e dei figli ormai grandi, si è ritirato in un burrone del paese. I concittadini gli hanno fabbricato una specie di casetta ed è vissuto come eremita. Si nutriva della sola Eucaristia. Una sola volta è uscito per difendere la sua patria, che era assediata dall'esercito austriaco. E mise pace, fu chiamato così padre della patria. Allora la sua fama si diffuse ovunque, tutti andavano a trovare, consigliava, consolava, operava anche miracoli. E a 70 anni tornò alla casa del padre, come si dice, e sepolto nello stesso paese, nella chiesa del suo paese, fu proclamato santo da Pio XII nel 1949 e patrono della Svizzera. Il Vangelo è di San Giovanni, capitolo 8, versetti 51-59. In quel tempo Gesù disse ai giudei: in verità io vi dico, se uno osserva la mia parola, non verrà la morte in eterno. Gli dissero allora i giudei: ora sappiamo che sei indemoniato. Abramo è morto, come anche i profeti. E tu dici, se uno osserva la mia parola, non sperimenterà la morte in eterno? Se tu più grande del nostro padre Abramo, che è morto, anche i profeti sono morti. Chi credi di essere? Rispose Gesù: se io glorificasse me stesso, la mia gloria sarebbe nulla. Chi mi glorifica è il Padre mio, del quale voi dite è nostro Dio, e non lo conoscete. Io invece lo conosco. Se dicessi che non lo conosco, sarei come voi un mentitore. Ma io lo conosco, io osservo la sua parola. Abramo vostro padre esultò nella speranza di vedere il mio giorno. Lo vide e fu pieno di gioia. Allora i giudei gli dissero: non hai ancora 50 anni e hai visto Abramo? Rispose allora Gesù: in verità vi dico, prima che Abramo fosse, io sono. Allora raccolse delle pietre per gettarle contro di lui, ma Gesù si nascose e uscì dal tempio. Parola del Signore. Lode a te, oh Cristo.
gli episodi scelti da San Giovanni sono sempre per mostrare la divinità di Gesù, anche nella sua umanità. Tutti i dibattiti con i giudei, con gli scribi, i farisei, ebbe aperto su questo concetto. Viene provocato e Gesù risponde. Quando dice che chi crede in lui non morirà, e dico, ma chi crede di essere, come non morirà? Tutti muoiono. E poi dice, ma addirittura me le dico che Abramo vide il mio giorno. E se l'hanno, come? Abramo è morto, non hai 50 anni. Dice, prima che Abramo fosse, io sono. Già, io sono, detto in quella maniera, Yahweh, il nome di Dio. Quindi non solo il programma di essere origine, di origine divina, ma è che parlava della vita e della morte. Evidentemente lì la vita si intende la vita integrale, cioè terrena ma celestiale, poi che la vita eterna. E volevano lapidarlo perché hanno capito benissimo che si proclamava Dio e Signore della vita. Però lui uscì dal Tempio e se ne andò. Certo, facciamo difficoltà anche noi a credere, a pensare che un uomo come noi, né più e né meno, sia Dio. Eppure è così. E se noi crediamo, ci confidiamo in Gesù, allora avremo il suo aiuto, perché non è un uomo che non possa compatire le nostre debolezze e aiutare, perché è stato uomo, è ancora uomo, ma nella sua divinità il suo aiuto è efficacissimo. Perché è Dio. Crediamo fermamente in Gesù. È sempre accanto a noi, è vivo e ci vuole aiutare. Attraverso la sua umanità, ma per la sua potente divinità. Signore sia con voi, Signore mi custodisca, mi protegga. Signore faccia risplendere su voi il suo volto e mi dia la sua misericordia. Signore volga il suo sguardo verso di voi e mi dia la sua pace e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre, specialmente sugli increduli e sui sofferenti di ogni tipo, che incontrandoci abbiano la certezza che Gesù e con noi e con loro, e vuole aiutare tutti quelli che soffrono, per dare la sua gioia. La Madonna ci aiuti, San Giuseppe, San Francesco, Sant'Antonio, San Nicola, Eremita di Flue, e tutti i santi e gli angeli, San Michele Arcangelo, San Gabriele e San Raffaele. Amen.